E abbiamo diversi autori dei corti che sono appena passati su My Movies per il Festival Visioni Italiane. E partirei da Visioni ambientali. Sento Sui cortometraggi. un rimbombo, ecco perché qualcuno aveva aperto il canale di My Movies, che c'è la diretta. E partirei con Andrea Brusa, che ha realizzato il cortometraggio Il Muro Bianco insieme a Marco Scotuzzi. È un cortometraggio che ha partecipato anche al Festival di Clermont-Ferrand, è stata la prima mondiale quest'anno a Clermont-Ferrand, e poi appunto dovevamo proiettarlo subito dopo noi a marzo. Poi, come sapete, quest'anno il festival ha avuto varie vicissitudini, abbiamo tentato ben 2 volte di realizzarlo in presenza, poi purtroppo, anche se poi alla fine ci fa anche piacere, siamo appunto sulla piattaforma perché non c'era altra possibilità e non era possibile farlo in presenza. Ecco, Andrea, come nasce un po' questo lavoro che parte appunto da un discorso, l'ambiente lo affronti in un certo modo perché parli di amianto, che magari appunto non è un argomento così analizzato quando si parla appunto di ambiente, però è presente ancora molto oggi. Innanzitutto siamo felicissimi, parlo al plurale anche a nome ovviamente di Marco Scotuzzi che ha co-diretto il corto con me, di essere a Visioni Italiane, con un festival fantastico, purtroppo non siamo a Bologna, ma va benissimo uguale, viste le circostanze. E il progetto è nato per nostro interesse nel cercare sempre storie un po' paradossali in cui i protagonisti improbabili si trovano, diciamo, travolti in situazioni un po' kafkiane, un po' quasi assurde. E quindi ci ha colpito molto questo articolo che avevamo letto di questa scuola in Toscana, in cui una delle tante scuole ancora, diciamo, piene d'amianto, in cui sostanzialmente non avendo fondi o comunque non potendo gestire una bonifica complessa e lunga, ovviamente, delle strutture scolastiche, avevano di fatto lasciato i ragazzi nelle classi con però regole ferree sul non muoversi, non sbattere le porte, non correre, non avvicinarsi ai muri, proprio perché l'amianto diventa pericoloso nel momento in cui, diciamo, le fibre d'amianto si liberano nell'aria e vengono respirate sostanzialmente. Quindi è un po' questa cosa, ci affascinava questa cosa del è un veleno presente, pericolosissimo, però se non lo sfiori potrebbe anche non essere così pericoloso. E poi è un problema che di fatto avrà le sue conseguenze in circa 20-40 anni, poi dipende. E quindi insomma non è un problema, non è quel veleno che diciamo ha le sue conseguenze rapidamente in un weekend, in poche ore, ma è un problema che così riguarderà magari una parte futura o anche le generazioni successive. Quindi ci ha affascinato questo progetto, questa idea, abbiamo da lì costruito una storia. Questa idea di appunto trasformare questo pericolo in una sorta di fantasma è un'idea che appunto parte da voi o c'è stato veramente Noi un qualche partiamo. insegnante che ha cercato di far capire ai ragazzi attraverso appunto l'idea del fantasma che a volte ci possono essere dei pericoli? Ma diciamo che noi abbiamo questo un po' partiamo dalle storie vere, ma poi sono assolutamente liberamente. C'è un'ispirazione, poi liberamente adattate così, secondo un po' la direzione che ci convince e ci interessa di più. E quindi eravamo particolarmente interessati a raccontare il punto di vista appunto di un insegnante e una preside che non vanno particolarmente d'accordo, ma che si trovano a dover gestire una situazione di emergenza in cui hanno una scuola elementare travolta da questo nemico invisibile. Come raccontare a dei bambini che non possono muoversi, non possono correre, non possono inseguirsi, non possono sbattere le porte, non possono avvicinarsi al muro, non possono appendere disegni alle pareti. E quindi da lì è nata la scrittura di questa storia.
Quindi è appunto reinventata e ricostruita perché appunto doveva Liberamente essere. ispirata, se una volta, esatto. Ok. Ok, passiamo a Beatrice, che ha realizzato un cortometraggio d'animazione, che si chiama Ossigeno. Ecco, è un lavoro che hai realizzato, c'è scritto per la casa dei semi antichi, c'è qualche riferimento? Allora, buongiorno a tutti. Ciao. Ciao. Ciao, ciao ragazzi. Allora, questo cortometraggio è fatto in casa, ma nel vero senso della parola. La Casa dei Semi Antichi è questo grande orto di proprietà di mia nonna. In questo orto fa diverse cose, anche a livello proprio sociale. Ci sono tanti incontri, parla di tante cose, anche cose un po' strane, tipo permacultura, spagiria, quindi cose molto new age. E la protagonista è ispirata a mia cugina, quindi è veramente tutto fatto in casa. E quindi sì, volevo raccontare un tema molto, molto caro a me, che è il tema della respirazione. Io soffro d'asma, sono una persona che ha questa, diciamo, patologia e tutto è nato da un'illuminazione che ho avuto, un'idea che ho avuto dopo essere tornata da Dakar, dal Senegal. Dakar è una città inquinatissima e mi ricordo di aver fatto veramente tanta fatica a respirare. Nel momento in cui sono tornata a Bergamo, che è la mia città, mi sono fatta una doccia, mi sono sdraiata sul letto e ho fatto questo respiro così profondo che ho veramente sentito l'ossigeno trapassarmi la pelle. A E Bergamo poi, quindi sì, a Bergamo, esatto. non una città di mare o di montagna. Esatto, no, esatto, quindi potete capire veramente la condizione in cui ero in precedenza. E da lì è partito tutto, nel senso che è partita questa storia, poi io sono circondata veramente, i miei cugini sono tutti piccolini, io ho veramente una grande differenza di età. E quindi essendo così influenzata da questi protagonisti, da questi bambini, ho voluto raccontare una storia che parlasse a loro e parlasse di loro. E quindi. Come mai l'animazione hai deciso Ma di l'animazione è un. raccontare? Allora, io l'animazione è arrivata un po' dopo, nel senso che io ho studiato altro, non facevo animazione e adesso invece sto prendendo questa direzione perché è stato veramente una bellissima creazione, un bellissimo percorso. Le persone che ho incontrato sono veramente, mi sono entrate nel cuore e credo che continuerò su questo percorso. Però l'animazione è stata un po' un'esigenza, nel senso che la storia che volevo raccontare poteva essere raccontata con l'animazione, quindi sarebbe arrivata solo con l'animazione per quanto mi riguarda, probabilmente no, sarebbe arrivata sicuramente in altri modi, però l'ho trovata veramente un valore aggiunto e quindi. Quindi non hai mai pensato di realizzare il film riprendendo i personaggi dal vivo, ma hai subito pensato a questa storia come un'animazione? Sì, me la sono proprio vista in testa come un'animazione e da lì è stato tutto un processo molto lungo, devo dire. Uno, perché l'animazione è comunque un processo macchinoso, ci vuole tanto tempo, tanta gente, tante persone che lavorano e io non avevo i mezzi per poter creare una cosa così gigantesca e quindi è stato veramente un lavoro di squadra con delle persone che ho incontrato durante questo percorso ed è stato meraviglioso, molto difficile, ci ho messo 10 mesi per 7 minuti e 10 mesi vuol dire proprio tutti i giorni, cioè per 10 mesi, però è stato molto divertente e E i cugini molto. hanno apprezzato i piccoli cugini. I cugini sì, sono rimasti. Adesso i cugini vogliono altro. Quindi adesso i miei prossimi lavori saranno tutti improntati sul creare altri
contenuti d'animazione sempre su questo filone, perché credo che sia importantissimo oggi parlare di ecologia con diverse storie, quindi vorrei ringraziare tutti voi perché prima di entrare in questa riunione me li sono visti tutti e li ho trovati tutti veramente molto affascinanti, tutti una storia diversa, ma tutti su, vogliono dire qualcosa e la tematica che ci accomuna tutti è, secondo me, una tematica importantissima. Grazie, vedo che ci ha raggiunto anche Nicolò Rivera. Ciao Nicolò. Ciao a tutti, buonasera. Visto che stavamo facendo la carrellata sui film ambientali, il tuo appunto è Le mani sulle macerie e quindi è anche lui è appunto inserito nella categoria degli ambientali e affronti invece una situazione appunto di territorio dove c'è dello sfruttamento, dove dopo un terremoto, dopo quindi una disgrazia come un terremoto, ci sono delle persone che vogliono sfruttare una situazione e quindi imporsi in questo territorio per i propri vantaggi. E, utilizzi anche degli attori professionisti, quindi volevo anche capire come sei entrato in contatto con loro, con Sandra Milo e Fabrizio Ferracane, e come hai lavorato a questo progetto. Ma, l'idea per il film è nata dalla cronaca, leggendo sulla ricostruzione, sia dopo Amatrice che dopo L'Aquila, erano venuti fuori casi in cui avevano pubblicato delle intercettazioni tra imprenditori, dipendenti pubblici e periti, nei quali fondamentalmente ridevano su questa tragedia appena compiuta, prefigurandosi già i ingenti guadagni che ne avrebbero ricavato tramite appalti truccati, corruzione, in generale un processo di ricostruzione affidato al malaffare. E ho deciso di raccontarlo dal punto di vista di una famiglia, di superstiti, perché fondamentalmente volevo raccontare anche cosa sei disposto a fare pur di rimanere attaccato alla tua terra, pur di proteggerla e di proteggere le proprie origini e tutti quei valori che poi, in fin dei conti, costituiscono l'identità culturale di ciascuno di noi. Io vengo da un altro mondo, completamente distante dall'Appennino terremotato, sono milanese, vivo a Roma, però è un tema molto caro l'attaccamento alle origini e l'ho voluto fare con i canoni del western, raccontando un western contemporaneo, fondamentalmente per un duplice motivo. Primo, perché la storia mi sembrava avere già insita, già portare con sé tutto quell'immaginario, la ghost town disabitata, una famiglia di superstiti che prova a lottare e il cattivo, lo spietato affarista che si intromette nella ricostruzione. Quindi ho traslato un po' tutto l'immaginario dei pionieri e della conquista del West un po' a un paesino immaginario dell'Appennino abruzzese. Con gli attori è stato una grande responsabilità perché è la mia prima regia di un'opera di finzione, quindi mi trovo subito con un cast così importante, è stata una bella responsabilità, una bellissima esperienza. Io Sandra Milo la conoscevo già perché avevo lavorato con lei su un documentario sulla sua vita e quindi eravamo già in contatto. Tra l'altro il documentario era prodotto dalla stessa produzione che ha prodotto il mio corto, quindi tra una chiacchiera e l'altra è nata questa collaborazione. Con Fabrizio invece lo seguivo da tempo, avevo già visto diversi suoi film prima ancora del successo con Il Traditore, e gli avevo proposto questa cosa e lui ha accettato subito. Adesso la sceneggiatura, gli piaceva l'idea del film di genere, quindi ha accettato. Quindi Sandra Milo non è stata troppo complicata sul set da gestire? No, anzi, assolutamente. Sandra Milo è una persona incredibile,
è super professionale, è attentissima, disponibilissima. E io la prima cosa che le dissi, sapendo che lei è sempre molto attenta all'aspetto esteriore, dissi: Sandra, guarda che ti conciamo male, oh, brutta brutta ti faremo, eh. Tu sì, non ti preoccupare, non ti preoccupare. No, è stata super disponibile, è una grandissima persona. Ok. E per questo discorso di Western ti sei ispirato a qualche film in particolare? Sono un appassionato di film di genere in generale, su ampia scala, quindi comunque nella lista ce n'è un'infinità da citare, però... Insomma, non un in particolare, ma i canoni generali del western sono stati poi fonte di ispirazione, perché comunque mi serviva anche per accentuare l'aspetto metaforico del messaggio, che in fin dei conti racconta cosa sia oggi la frontiera. Cosa si intende oggi per frontiera? Un qualsiasi territorio che sia remoto, desolato, privo di legge, dove... pochi prepotenti tengono sotto scacco la povera gente, che poi sia in questo caso un paesino terremotato, il confine Messico-Stati Uniti o una striscia di mare tra Lampedusa e la Libia. Insomma, sono poi comunque territori di frontiera, possiamo definire. Ok, grazie. Passiamo a Marco Renda, che è il regista di Apollo 18. Salve. Ciao Marco. Ecco, il tuo film invece, passiamo appunto a questa seconda sezione che è dedicata all'acqua, dove l'acqua è elemento fondamentale, e nel tuo film è ancora più fondamentale che magari in altri, perché proprio sottolinea quanto sia importante per vivere e quanto anche crei collegamenti, crei rapporti tra le persone a volte. È simpatica questa idea che appunto hai messo insieme di raccontare la storia dell'arrivo sulla Luna e quindi i festeggiamenti che sono stati l'anno scorso sui 50 anni dell'uomo sulla Luna, e questo abbinamento con invece un aspetto più recente dell'uomo che in qualche modo non tocca la Luna ma tocca la Terra quando naufraga e quando appunto cerca di approdare verso altri lidi e come tanti immigrati e arriva sui nostri territori. Sì. Molto bello questo abbinamento e questa cosa che appunto questo ragazzo, questo bambino che gioca e vorrebbe essere l'astronauta come tanti bambini sognano, forse una volta più che adesso. Basta. E ti è venuta appunto questa idea di coniugare questi mondi diversi? Beh, insomma, come accade spesso, penso a tutti noi più o meno, l'idea ti viene da... intanto non la organizzi, cioè ti viene all'improvviso una suggestione, magari mentre stai andando a dormire oppure mentre non riesci a dormire. L'immagine di congiunzione tra l'astronomia e l'aspetto sociale poi del corto era l'orma, la famosa fotografia dell'orma, dell'impronta di Buzz Aldrin sulla Luna. E quindi da quella l'ho collegata a un'impronta eventuale appunto di un migrante sul bagnasciuga. In realtà è un cortometraggio che racconta il tema del viaggio, però da due punti di vista diversi, speculari. Il bambino che lo vede come sogno, come ambizione, e il migrante che lo vede come ultima spiaggia, come desiderio di rinascita. E questo si collega anche un po' a quello che diceva Niccolò, nel senso che la spiaggia e il mare in questo cortometraggio sono un po' una terra di confine, nel senso che è una sorta di non luogo sospeso, dove si incontrano questi due poli. C'è il bambino che sogna il viaggio sulla Luna, in particolare, che costruisce questa rampa, è appassionato di razzi, si vede i filmati d'epoca degli anni 60, e questo migrante che alla fine al corto appare come altro sognatore, che però arriva dalla sofferenza. E l'acqua è un po' questa terra di confine. Diciamo che io ho cercato di creare dei collegamenti tra quella che può essere l'ambientazione lunare e la spiaggia, anche fotograficamente.
per poi alla fine concludersi con questo equivoco poetico di questo bambino che ha capito che lui viene da lontano, ma pensa che sia la Luna la sua, il suo punto di partenza. Non ha capito minimamente l'aspetto, diciamo, drammatico, geografico. È tutta una metafora. Tra l'altro loro due comunicano, ma non si capiscono, però si comprendono comunque. E l'idea è nata dal fatto che dopo il cinema, che è un po', diciamo, la mia vita, nel bene o nel male, l'astronomia è una delle altre passioni principali. Quindi ho cercato di trovare un modo per non essere retorico, perché poi fare un cortometraggio sociale è un'arma a doppio taglio, perché un attimo cade nella retorica e nella banalità. Basta un pianoforte triste, un uomo di colore, e cade nella banalità. Bisogna cercare invece di trovare la chiave giusta per non caderci nella retorica. E questo corto ci ha provato. Ultima cosa, Apollo 18, perché Apollo 18 non esiste. Le missioni Apollo sono finite col 17, quindi il 18 è appunto la missione che immagina, che sogna il bimbo. E c'è appunto questo elemento, che il fatto che parlano, non si capiscono, ma in realtà si capiscono, e che il bambino capisce questa sua esigenza di acqua, perché comunque ha sete, ed è... Esatto. E lo riesce ad aiutare. Lo disseta, esatto, e tra l'altro l'acqua è il primo aggancio per questo dialogo surreale, dove lui dice all'uomo di colore, che ovviamente parla senegalese, gli dice: ma lo sapevi che nell'acqua c'è la stessa gravità che c'è sulla Luna? Esatto. Nel senso, cerca, l'acqua è anche utilizzato come argomento per attaccare il bottone in qualche modo. È un cortometraggio molto sospeso, che gioca sulla sottrazione sia narrativamente che registicamente, poche cose però calibrate, infatti dura 8 minuti, quindi sì. Insomma. Dicevi che sei molto appassionato di cinema, i tuoi riferimenti quali sono? Ma ci penso come per tutti noi ci vorrebbe una settimana, però non lo so, diciamo che i riferimenti cambiano in base anche all'età. Io tra i 7 e i 15 anni avevo Billy Wilder, Spielberg e Lucas, cioè per me c'erano questi tre. Poi negli anni ovviamente i gusti possono mutare, ma sono tanti i riferimenti, per carità. È un po' difficile, questa è una domanda un po' complessa secondo me, perché sono tanti, non lo so. Non c'è uno in particolare. Cioè, è difficile. No, dico, non c'è uno in particolare anche per la realizzazione di questo film che ti abbia ispirato? No, di questo film no, però in particolare, se proprio te lo devo dire, Steve McQueen, Aronofsky... sono due registi che seguo molto, ma non so, insomma, per questo cortometraggio non mi sono ispirato palesemente a qualcuno, forse musicalmente un po' a Interstellar, ma neanche, insomma, niente di che, niente, non mi sono ispirato a nessuno, stavolta non sono proprio ispirato a nessuno. Okay. Forse l'ispirazione è insita e non te ne accorgi, no? Cioè, l'ispirazione c'è, però non è che te ne accorgi. Questa volta non mi sono proprio accorto se ho fatto riferimento a qualcuno, devo ammettere. Grazie. Passiamo a Lorenzo, che appunto ha realizzato il film Acquario, che è una sorta di thriller in piscina, ambientato in piscina. E ecco come appunto è costruito questa storia. Ecco, qui i riferimenti ce ne sono parecchi, per esempio viene in mente anche, non so, Funny Games o altri film dove la violenza è di un certo tipo, e quindi ecco come è nata questa storia per te. Ciao a tutti e tutte, innanzitutto. Allora, Acquario in realtà nasce un po' da uno stato d'animo, nel senso il periodo in cui mi è venuto in mente, l'ho scritto, non stavo proprio bene, diciamo, avevo iniziato ad accusare un po', ora non so se tra noi ci sono dei romani, io non sono romano ma vivo a Roma da 10 anni, comunque avevo iniziato un po' a accusare la violenza romana, non intesa... come dire, associata al romano cittadino, ma alla città che in quel momento mi scuoteva, ecco, una città in parte anche rabbiosa. Tu di dove sei? Io sono di Piombino, però sono nato a Portoferraio, Isola d'Elba, diciamo. E
E quindi ero un po' schiacciato dalla paura, ecco, come emozione principale, sia per atti di violenza che chiaramente i media ci raccontavano, ci raccontano purtroppo anche tuttora, e poi appunto c'avevo questa sensazione di impotenza di fronte alla paura, a una violenza che sentivo in strada, nella socialità, e ho collegato, diciamo, questo stato d'animo con dei ricordi provenienti dalla mia infanzia passata per 8 anni, insomma, in piscina. Io facevo agonismo e per me la piscina è stata un'esperienza, diciamo, con due facce. Una bellissima, perché l'acqua è un elemento che è associato alla vita, alla leggerezza, però allo stesso tempo anche a qualche ricordo più claustrofobico, più chiuso, più teso dei miei anni passati là. E quindi ho voluto associare la storia di un uomo, un po' alla fine, diciamo, di un suo percorso purtroppo tragico, che incontra effettivamente un bambino che un po' simboleggia il bambino che è in lui. E c'è un confronto appunto tra queste due realtà così distanti nel tempo, ma unite da un unico ambiente che in questo caso diventa appunto un acquario, che anche quello ha una doppia, può avere una doppia visione, nel senso che l'acquario per noi è un posto, cioè un oggetto, diciamo, bello esteticamente, dove i pesci, possiamo ammirare i pesci al loro interno, ma forse dal punto di vista dei pesci rimane una gabbia, qualcosa di chiuso, e che li fa sentire claustrofobicamente distanti dal loro status naturale, insomma. E, sì, cioè l'idea non è partita da un riferimento specifico, però sicuramente sono stato molto colpito da un film che si chiama Let Me In, Lasciami Entrare, dove c'è una scena di violenza in acqua visivamente pazzesca, e forse, anzi sicuramente, ha inciso nella prima soggettiva che prende i primi minuti del mio corto, anche la soggettiva usata da Carpenter in Halloween, dove appunto dopo una lunga sequenza si capisce che dietro l'occhio della cinepresa c'è un bambino. È interessante perché appunto alla prima parte l'acqua è la salvezza per il bambino, è il momento in cui appunto lui si rifugia in piscina, nell'acqua, e sta lì. Però poi a un certo punto decide di affrontare il pericolo. L'acqua in questo caso appunto è un momento di salvezza, ma può, questo discorso ambivalente che dicevi tu, cioè del fatto che può essere sia salvezza sia elemento anche claustrofobico. Ecco, gli interpreti come li hai scelti e come hai lavorato anche con il ragazzino che è il protagonista del tuo film? Ah, il ragazzino è stato complesso sia sceglierlo che lavorarci, anche perché io ho visto una quarantina di bambini, diciamo, tra Roma, casting a Roma e la Puglia, perché il corto è stato girato in Puglia. Perché fondamentalmente era molto delicato il ruolo, non ha molte battute, però io gli ho chiesto uno sforzo importante, sia fisico che appunto confrontarsi con un'ambientazione simile, no? Con tutti questi cadaveri, anche se nella finzione, però a terra, con il sangue finto, con un uomo a cui ho chiesto, a Mauro Conte, l'attore che interpreta appunto l'omicida, di non parlare molto col bambino, di stargli distante, e quindi l'ho messo in una situazione un po' disagiante, ecco. E quindi non è stato facile tirare fuori quello che volevo da lui, e ha avuto anche dei momenti di disagio, dove non voleva più girare, insomma, mi ha fatto... Ti ha odiato. Sì. No, odiato no, c'avevamo comunque un rapporto
da adulto a adulto, nel senso io l'ho sempre trattato da... Però, ecco, ha accusato un po'. Poi c'erano i miei genitori vicino, sapevano perfettamente a cosa andavano incontro nell'esperienza. Poi è andata bene, diciamo. Però ci sono stati momenti dove mi ha fatto, diciamo, perdere del tempo. Ho dovuto cercare di fare un lavoro più psicologico che è legato effettivamente alla tecnica, alla recitazione, anche per tranquillizzarlo un po'. Gli altri interpreti, Mauro, ho castato 12 attori e appena insomma lui ha fatto il provino l'ho scelto immediatamente perché secondo me aveva tutte le caratteristiche necessarie al personaggio che avevo in mente, che ha pochi tratti, però a me serviva un uomo mascherato da mostro, ma che nascondesse una fragilità, e Mauro questo ce l'ha, ecco, ce l'aveva secondo me. E Marina invece, la ragazza, appena insomma ho associato i ricordi da bambino, dove spiavo appunto le ragazze più grandi nascosto dall'acqua tra le corsie, ho immaginato lei, già la conoscevo e non ho avuto dubbi, non ho castato nessun'altra attrice. Ok, grazie. Passiamo a Vincenzo Campisi, regista del film Silent. Sì, ciao. Ciao a tutti. Ciao Vincenzo. È un film, un racconto particolare di questa storia legata appunto a questa terra, Silent, vicino all'Inghilterra. È un'isola dove appunto hanno costruito un regno che possiamo definire con passaporti, con una vicenda molto particolare che ci racconti molto bene, che ci incuriosisce. Come sei entrato in contatto con questa storia e come appunto hai deciso di raccontarla? Sì, sì. Mi sono innamorato di Silent in realtà all'università, perché quando andavo all'università abbiamo scoperto che esisteva Silent con degli amici e ne parlavamo in continuazione e continuavamo a leggere le storie e non ci credevamo, e quindi ci siamo innamorati allora. Mi sono fermato dove un po' tutti quanti si fermano quando incappano nella pagina di Wikipedia di Silent o nel sito internet. Poi nel momento in cui ho dovuto raccontare con un documentario, noi abbiamo fatto, fa parte Silent di un gruppo di documentari che esistono altri due girati dai miei colleghi del centro sperimentale, e ce n'è uno in programma in questo momento che è stato bloccato dalla situazione, però che abbiamo deciso di farlo in preproduzione. E nel momento in cui ho dovuto scegliere una delle storie, la mia prima storia di questo progetto che si chiamava La Zona, mi è subito tornata in mente Silent. Ho pensato che fosse una cosa fantastica andarci, intanto come esperienza, e poi perché avrei restituito a tutte le persone che come me si erano fermati alla storia, leggendola su Wikipedia, appunto sul sito, avrei dato la possibilità di andarci di persona. Cioè io sono quel ragazzo che non si è fermato a che cosa è successo a Silent, ma è partito e c'è andato. Ho preso i contatti con il principe di Silent scrivendo una lettera che sembrava provenire... Questo quanto tempo fa? Due anni fa io ho scritto per la prima volta. Ho scritto questa lettera che sembrava davvero medievale, perché non sapevo come rivolgermi a un'autorità come il principe di Silent. E lui ha risposto in maniera simpaticissima e abbiamo subito preso i contatti per incontrarci, e dall'Italia abbiamo fatto la preproduzione, nel senso che abbiamo deciso nei vari giorni come distribuirli, quando andare dove. Siamo andati a febbraio, tra l'altro, infatti c'era freddissimo ed è stato difficilissimo arrivarci. Neanche lui voleva portarci perché aveva paura che rimanessimo in mare. Perché noi, è nell'oceano aperto, e ci siamo arrivati alla fine tramite dei pescherecci. Cioè siamo andati al porto a chiedere gentilmente ai pescatori se grazie a delle simpatiche mazzette potevano portarci fino a lì. E così è stato. E appunto ho deciso di farlo come
intanto come rivincita del me stesso ragazzino che ci voleva andare e non ce l'ha potuto andare, no? E quindi quella storia è venuta di conseguenza. Cioè, più si scopriva Sealand dall'Italia, prima ancora di arrivarci, più mi rendevo conto di quanto avessi azzeccato il progetto rispetto all'intenzione. L'intenzione era quella di raccontare la chiusura, e lì ho trovato la parodia di una chiusura, che è qualcosa di bellissimo. Ma questo mondo, quando l'hai visto, come ti è apparso? Perché avevi un'idea di com'era e invece la realtà ti ha deluso o ti ha soddisfatto? Devo dire che è andato oltre le aspettative, perché l'idea che avevo io era un'idea, non era un'ottima idea, devo dire, di Sealand, perché da quello che si leggeva online si poteva capire che lì c'era una specie di zona franca in cui non esiste, effettivamente è così, non esistono leggi, tant'è che non sono stati, cioè il principe di Sealand doveva essere processato perché aveva sparato sulla marina, e questo non è mai successo perché appunto è stato, quella zona è in acque internazionali. E allora la prima cosa che mi è venuta in mente è che si facesse, non so, qualche attività illegale, devo dire la verità, pensavo a questo. In realtà non è così. Il tono del documentario è cambiato nel tempo. Ero partito con un'intenzione, ma anche un po' critica, devo dire inquisitoria. Nel momento in cui poi sono andato a montare il lavoro, mi sono reso conto che in realtà era divertente. E poteva essere raccontato soltanto con un po' di allegria. Infatti, per chi di voi l'ha visto, è abbastanza allegro come documentario, nonostante in realtà il mio punto di partenza era raccontare quello che sta succedendo, nazioni che si chiudono e che cercano di difendere quello che sono contro gli altri. Questa era la mia idea. Sealand mi sembrava una perfetta metafora di questo, invece mi sono reso conto che era una parodia, e in quanto tale era divertente. E quindi quello che poi ho scoperto è che era più divertente di quanto pensassi, che il principe di Sealand in realtà era felice di poter ospitare delle persone che per esempio avevano dei server di internet illegali, oppure che aveva dato la possibilità ad alcune persone di andare a Sealand per simulare un duello, cosa che poi non hanno mai fatto in realtà. Però lui ha detto sì, venite, qui si può. E quindi in realtà era meglio di quanto me l'aspettassi. E sono stati molto disponibili il principe e gli altri, insomma, quando avete raccontato e detto che volevate fare un documentario su questa storia. Disponibili è davvero... Lui ha tirato fuori qualsiasi cosa, ha raccontato tutte le storie e aveva una cassetta dentro cui aveva messo tutti i giornali che parlavano di Sealand da quando suo padre l'aveva occupata. E quindi sì, disponibilissimo. C'è stato soltanto un momento di paura, diciamo, sua, non nostra. Perché una volta, perché a un certo punto gli abbiamo chiesto di una sparatoria, che è appunto quella di cui parlavamo, nei confronti della Marina, e lui ha pensato che noi lo stessimo accusando. Ma appena gli abbiamo fatto capire che quello che volevamo sapere era la storia l'azione. L'azione che si nascondeva dietro la storia, lui è stato subito disponibile. In realtà era anche un bambino quando l'ha fatto, cioè aveva 14 anni. Quando è successo quel fatto. Per tutto il resto in realtà è stato disponibilissimo e gentilissimo, lui e anche la moglie, e ci ha offerto il pranzo più volte. Quindi molto gentile. Ma non è mai stato fatto un documentario su questa realtà? È il primo? Dei reportage. Solo reportage. E gli avete mostrato il vostro lavoro? Come impressione? Sì, no, ma in realtà lui era contento, era abbastanza contento, anche perché eravamo ragazzi, poi abbiamo parlato, lui aveva probabilmente cercato il centro sperimentale, e quindi si fidava perché aveva letto delle cose positive online. Immagino che fosse per questo. Poi lì noi siamo andati in quattro e eravamo tutti abbastanza, come dire, eravamo tutti dei ragazzi, abbastanza giovani, per cui ci ha preso in simpatia.
Siete andati bene. E ecco, di questa, sai che è stato realizzato il film L'Isola delle Rose, che ancora dovrà, deve uscire, e ecco, di questa esperienza appunto italiana, ne eri già a conoscenza prima, oppure? Sì, sì, ne ero a conoscenza e in realtà ho fatto uno studio abbastanza approfondito su tutte le realtà come quella. E, il prossimo documentario di cui vi parlavo è un documentario che dovremmo girare in Transnistria. È un'altra zona occupata che si trova in Moldavia, dove è stato dichiarato, diciamo, uno stato indipendente che si fregia ad essere l'ultimo pezzo dell'Unione Sovietica che è caduta. Quindi sei uno dei pochi che sa che cos'è la Transnistria, perché sì, la Repubblica di Pridnestrovie, per essere precisi, perché altrimenti si incazzano. E abbiamo già preso i contatti per andare a girare, abbiamo, in realtà dovevamo partire adesso, che giorno è oggi? Era in programma, sì, in teoria tra 3 giorni dovevamo prendere l'aereo, però non possiamo farlo per il Covid. Comunque sì, quella italiana è più un'esperienza hippie, ecco, diciamo, rispetto a... sono tutte diverse. Tutte le volte che si occupa una zona e la si dichiara indipendente contro tutti e contro tutto, le motivazioni sono diverse e questo è il bello di questo progetto che stiamo portando avanti. Perché, per esempio, se si rende un documentario molto allegro, questo sulla Transnistria probabilmente non lo sarà. Poi magari scopro il contrario e che lì sono tutti quanti degli amanti di Lenin simpaticissimi. Però in realtà quello che noi sappiamo della Transnistria è che c'erano dei grossissimi problemi dal punto di vista, per esempio, delle lobby. C'era un'unica azienda che gestiva praticamente tutta l'informazione e solo adesso sta cambiando la situazione, e che questa storia del comunismo in realtà era un modo di aggrapparsi alla loro identità russa contro quella dei moldavi, che in realtà è europea da quel punto di vista. Quindi sì, sono a conoscenza di varie storie, da quelle più hippie a quelle più contorte, dal punto di vista della legge poco chiare, sono tutte secondo me molto interessanti, e la mia ambizione è quella di raccontarne tantissime in tanti documentari, tutti brevi come questo. Ecco, appunto, quando hai pensato di fare il documentario hai subito pensato di farlo breve, non di allungare, di raccontare, perché immagino tu abbia visto, hai ricevuto diversi materiali, hai recuperato varie si poteva montare almeno un'ora di documentario, perché siamo stati lì 6 giorni, abbiamo parlato, non abbiamo mai spento la camera. Quindi avevate però molto materiale. Sì, però io ho deciso di farlo di così breve perché la mia idea era quella di creare un format di 3 documentari per fare mezz'ora televisiva. Questa era l'idea di base. Poi appunto siamo bloccati con le riprese e tutto, quindi non... la versione che vi ho mandato non ha la sigla, per esempio, che invece c'è negli altri progetti di questo gruppo che si chiama La Zona. Quindi sì, l'intenzione era già di farlo di 10 minuti. Mi sono pentito perché, per esempio, tutta la parte che parla del padre del principe, che è interessantissima perché lui è il matto che ha fatto di tutto, è stato in guerra, poi è tornato, ha occupato Sealand, ha fatto contrabbando, ha fatto di tutto. Non c'è niente di tutta questa storia e mi sarebbe piaciuto tanto raccontarlo. Un giorno lo rimonterò. Ok, grazie. Passiamo invece all'ultimo, Beatles, di Dennis Pamonti e Maria Noemi Grandi. Buonasera a tutti. Ciao, ci siete tutte e due, vero? Sì, ok, ci siete tutte e due. E ecco, questo qui è un cortometraggio, un altro cortometraggio d'animazione, dove appunto una storia dove 2 bambini sono al mare, simpatico corto, dove c'è appunto il mare, l'elemento acqua, che prende e poi restituisce in un gioco che stanno facendo appunto con una palla. Come nasce un po' anche questo film e il fatto di ambientarlo appunto in questa, al mare, in questa situazione che appunto avete creato con l'animazione. Vado io, Dennis? Sì, vai tu. Per noi l'acqua è stata una metafora,
Vitos, allora, innanzitutto, come nasce questo corto? Nasce per il nostro ultimo esame della nostra... Abbiamo frequentato cinema e dovevamo dare l'ultimo esame alla IULM. E questo era il nostro ultimo esame e quindi ci siamo ritrovati appunto a dover pensare questa cosa, che poi invece ha avuto poi un respiro molto più ampio rispetto a quello che doveva essere semplicemente l'esame. E per noi l'acqua in questo caso è stata una metafora, nel senso che il cortometraggio prende nome dalla divinità degli abissi. E quindi l'abisso in questo caso è stato proprio una metafora per parlare dell'ignoto, cioè di appunto per dire che molto spesso ciò che ciò che ci fa paura e che ci sembra maligno, che ci sembra appunto pericoloso per noi, molto spesso è solo perché non lo conosciamo. E che quindi questa distanza che si sente, come i bambini lo sentono, che è un po' la paura un po' ancestrale, no? La paura del mare alto, dove non si vede, dove tocchi, sia un po' una metafora per tutte quelle paure che ci tengono lontani, da semplicemente appunto perché sono cose che non conosciamo, e che quindi appunto è nella conoscenza c'è poi la risoluzione di molte delle nostre paure o appunto la titubanza, e che questo poi si declina su tanti aspetti. E poi ovviamente anche un'altra chiave di lettura, che è quella proprio prettamente sulla natura, quindi anche nel vedere, nel fatto di riuscire a vedere la natura non come qualcosa di esterno a noi, che si oppone a noi, ma come qualcosa appunto a cui apparteniamo, e appunto come cambio di prospettiva, proprio di sguardo nei confronti della natura. E avete pensato subito di realizzare un cortometraggio animazione? Sì, appunto per come è nato anche il progetto. Poi in realtà anche questo tipo di animazione ci piaceva, il fatto che avesse dei diversi livelli di lettura, nel senso che anche questo, il discorso su la paura di ciò che non conosco e quindi mi blocca, è un qualcosa che in questa chiave cioè in questa forma può essere capita a diversi livelli di profondità, quindi tanto da un bambino che si può identificare molto tranquillamente in una storia del genere, quanto anche in un adulto che riesce poi a ricondurre questa storia a tanti altri argomenti che sono comunque anche oggi molto, molto attuali, di tutto ciò che ci spaventa soltanto perché non lo conosciamo e non riusciamo ad avvicinarci. E poi ovviamente parlare ai bambini. Nel momento in cui si vogliono introdurre personaggi come il mare, come l'acqua, rendendoli personaggi, l'animazione è una soluzione pressoché inevitabile, a meno che si voglia utilizzare effetti speciali che comunque rientrano più o meno da un punto di vista delle competenze in un ambito simile, che è quello di software di post-produzione digitale. Quindi è una soluzione sostanzialmente inevitabile per quel tipo di storytelling. Sì, se si vuole appunto parlare di qualcosa che abbia un senso appunto metaforico, in nessun altro modo avremmo potuto, proprio perché questo ti permette di parlare con un'immediatezza che solo l'animazione ti può dare a una fascia d'età anche più di bambini, perché se un bambino appunto vede il mare come un mostro che sembra incombere e poi in realtà gli restituisce la palla, capisce molto più facilmente che appunto quello di cui lui aveva paura era in realtà soltanto qualcosa di sconosciuto, ma che in realtà è benigno. Quindi riuscire a trasmettere questo tipo di cose vuol dire a un bambino, vuol dire riuscire a coltivare anche un approccio diverso da subito nei confronti di tutto ciò che è diverso da noi. Avevate già lavorato insieme o questa è la prima volta? Sì, vai tu, Dennis.
Sì, avevamo già collaborato e credo in futuro continueremo a collaborare anche ad altri progetti, non di questa natura. Noi di formazione arriviamo più dall'ambito del documentario, che è totalmente altro rispetto all'animazione. L'animazione è stata appunto anche nella coercizione di dover fare qualcosa di quell'ambito, è stata una palestra. Come in generale credo che sia l'animazione per chiunque voglia fare filmmaking, è un'utilissima palestra. Ma io penso anche ai registi famosi come Wes Anderson, nel momento in cui hanno fatto l'animazione c'è stata una sorta di metamorfosi nel loro stile, perché comunque è un modo diverso di approcciarsi alla creazione di immagine, dove non parti dal terreno saldo di accendere una camera e c'è una scena, lì c'è da creare tutto da zero, e quindi è stata un'esperienza di collaborazione molto utile in relazione all'animazione, ma che penso poi sarà applicabile anche al live action, a contenuti di tipologia più tradizionale. E avete già un progetto di lavoro appunto insieme su altro? Non insieme in questo momento, perché abbiamo preso, dopo stiamo parlando di questo cortometraggio, è stato realizzato nel 2019 a inizio anno, quindi quasi 2 anni fa. È stato poi il vostro stagio di diploma? No, è un esame, era un esame. E avevamo un esame proprio di animazione. È di fatto un esperimento che poi è esploso, essendo andato particolarmente bene, ma era partito totalmente senza ambizioni. E poi noi abbiamo preso strade diverse, abbiamo collaborato fino a metà 2019 più o meno, soprattutto con una casa di produzione, poi dopo professionalmente, nel momento in cui abbiamo preso entrambe la laurea, abbiamo preso strade diverse. Nessuna delle due ha portato ancora nel terreno della minimazione, quindi in verità quello è un ambito che è stata una parentesi molto provvisoria. E quanto tempo avete impiegato a realizzare questo corto d'animazione? Visto che il vostro primo corto d'animazione. Sì. Di scatti abbiamo fatto 3 mesi, io ho fatto 3 mesi sdraiata per terra con le pinzette, perché appunto ogni micro movimento deve essere mosso ad hoc, quindi abbiamo fatto, se non mi sbaglio, Dennis, 3 mesi, no? di scatti all'incirca, e poi tutti i mesi dopo di post-produzione. Questo è stato Dennis magico in questo, perché con appunto noi abbiamo girato livelli separati, cioè abbiamo proprio steso un green screen per terra, perché avevamo bisogno appunto di lavorare proprio con le pinzette per muovere i singoli elementi di questi burattini che avevamo creato, e quindi con la camera messa parallelamente al pavimento abbiamo girato i vari livelli del corto, quindi il cielo, la sabbia, il mostro, i bambini, la palla, tutte queste cose, e poi con la post-produzione abbiamo composto tutto. Però su questo vi può dire tutto Dennis, che è il mago della post-produzione. È scomparso. Voglio entrare in dettagli. È fatto in compositing, ma come vengono fatti adesso anche i film in live action, quindi è l'unico modo, soprattutto con la carta, perché quando si lavora con lo stop motion tridimensionale c'è il vantaggio del tridimensionale, per cui i livelli sono separati, si può gestire separatamente lo sfondo e i vari personaggi. Anche in quel caso penso che sia per lo più comodo gestirli in modo separato, proprio per evitare di dover fare troppe cose contemporaneamente, però soprattutto ai livelli professionali li si fa direttamente tutti contemporaneamente per avere l'inquadratura composta. Quando si fa bidimensionale con carta, noi di fatto abbiamo utilizzato materiali più poveri del povero, cioè proprio carta, e lì serve necessariamente separare i livelli per poi anche cercare di recuperare un livello di tridimensionalità, di prospettiva, unendo i livelli in post-produzione. Ok. Non so se avete delle domande gli uni per gli altri, nel senso che forse qualcuno di voi ha visto i lavori degli altri, quindi magari ha qualche domanda da fare al collega. No, mi veniva in mente, non so se Nicolò mi sente.
Ti sento. Tu parlavi di imprenditori che volevano guadagnare sopra la tragedia, ma stai parlando di quella telefonata? Se non sbaglio, ci sono state delle intercettazioni di due politici che dicevano adesso ci arricchiamo. Era una telefonata? Sì, c'era. Sì, avevo pubblicato le intercettazioni di una telefonata, era tra un perito che si occupava appunto di fare tutte le perizie per la ricostruzione e c'era un imprenditore che sarebbe poi aggiudicato l'appalto e c'era un dipendente comunale. Sì, era abbastanza famosa, abbastanza nota questa cosa della telefonata dove uno dei due esulta perché le persone sono morte, ci sono dei problemi. Sì, ridevano, come dire, ce ne vorrebbe un altro. Più mesi per... Mamma mia, vabbè. Volevo chiedere agli autori dei corti sull'ambiente se state pensando ad altri lavori sempre legati all'ambiente in questo periodo poi così di pandemia, se questo vi ha scatenato nuovi soggetti per nuovi film. Partiamo da Andrea. Il microfono, ok. Ma non sull'ambiente in particolare, anche se nel film che stiamo girando in questi giorni effettivamente il protagonista vive, lavora in una fabbrica, in una fonderia particolarmente dura e tosta della Polonia, quindi in qualche modo forse può entrarci dentro anche l'ambiente, se vogliamo, però sì, non nulla di particolarmente specifico, diciamo. Per te, Beatrice, che sei di Bergamo, hai pensato di realizzare qualcosa? Ma io, prima del Covid, stavo lavorando con uno sceneggiatore su una serie animata. Ci stiamo tuttora lavorando, adesso si stanno aggiungendo dei produttori e anche un broadcast, una rete televisiva che sarebbe interessata a trasmetterla. Il Covid è una situazione un po' così, nel senso che immagino, poi non so Andrea, tu mi stai dicendo che adesso stai girando, cavolo, buona fortuna e sono contenta di sentire che ci sono persone che stanno continuando a lavorare. Nel mio caso è un po' tutto bloccato. È un po' tutto bloccato perché dovevo fare diversi colloqui, dovevo andare a Roma, dovevo andare a Pescara, dovevo fare un po' di viaggi che ora sono impossibili da fare e incrociamo le dita e speriamo di poterli fare. Comunque sì, sto lavorando a una serie ispirata a Ossigeno. Non parlerà di Ossigeno, ma è su quella lunghezza d'onda ed è assolutamente sull'ecologia e sull'educazione ambientale. Ah, quindi prosegui l'argomento. E invece Nicolò? Io al momento ho scritto altri due progetti. Ho scritto sia un corto che un lungo, ancora in trattamento. E entrambi ancora di genere, generi diversi, uno bellico e uno in costume. Però, diciamo, non hanno la tematica ambientale centrale, ecco, non è così spiegata come stato. Però comunque stai proseguendo la tua attività. Sì, intanto ho approfittato un po' delle varie restrizioni dei momenti in casa per scrivere, però vabbè, comunque in fatto di produzione sto comunque lavorando su parecchi altri set, quindi sì, per fortuna il settore sta andando avanti. Sì, infatti, per fortuna. Purtroppo abbiamo le sale chiuse, però almeno la produzione sta andando avanti. E invece volevo sapere appunto dagli altri, da Vincenzo, da cosa... Tu hai appunto raccontato già cosa stai lavorando, perché hai questo progetto sui documentari appunto legati sempre un po' a Sealand. E invece Lorenzo, tu a cosa stai lavorando?
Ah, guarda, io sto, cioè, ho sfruttato lo scorso lockdown per sistemare il film, che è sempre un film, in scrittura intendo chiaramente, che è sempre un thriller con delle derive noir, dove l'acqua non è centrale, ma comunque è ambientata a Trieste in gran parte, quindi appunto città di mare. E poi sto sviluppando una serie che è un po' più allegra rispetto ai miei soliti lavori, che si chiama Fabula, sta andando avanti, insomma abbiamo vinto un po' di mandi di sviluppo, ed è una serie di avventura con delle tinte un po' fantasiose, quindi forse legata ai film dell'infanzia, dell'adolescenza. Quindi no, bene, poi come diceva Vincenzo, insomma, Niccolò mi sembra, si lavora, insomma. Cioè, nel senso, i set continuano, quindi ogni tanto io lavoro anche nell'assistenza alla regia, si procede, ecco. Però l'obiettivo è uno solo, ecco, la regia, insomma, lo sviluppo dei propri progetti. Ok, perfetto. Marco, invece? Io sto ultimando il montaggio del mio secondo film, che coincidenza vuole ha a che fare con l'acqua, perché è un film sul nuoto che è prodotto da Mediaset e Raul Bova. Ed è un film su una storia di nuotatori attempati che decide di fare, campioni che decidono di fare una staffetta, ultra quarantenni ormai, in realtà attraverso questa staffetta risolvono dei problemi loro personali, loro fantasmi, però non è un progetto mio, cioè mi è stato commissionato e stiamo lavorando anche noi, giriamo sabato, montiamo, però non è un progetto mio nel senso che lo dirigo e basta. Poi ovviamente cerco di farmi coinvolgere, però non è il mio tipo di progetto né la destinazione, no? Cioè è un progetto molto generalista e quindi lo faccio, per carità, è bello, è emozionante. Tra l'altro è un docufilm, perché i nuotatori che seguiamo sono veri, Rosolino, Magnini, loro interpretano se stessi. Vabbè, però anch'io sono in scrittura come gli altri, perseguo poi quello che è il sogno di fare il mio prossimo film, che dovrebbe essere un po' più completo rispetto a questi due, che erano comunque sono un po' zoppicanti. Cioè il prossimo dovrebbe essere quello, diciamo, un po' più completo, un po' più solido, ecco. E quindi sarà pronto, cioè ci stai lavorando alla scrittura e sarà pronto? Sì, noi stiamo ultimando la prima stesura no, ora poi dobbiamo presentarlo tramite l'agenzia a una serie di produttori, insomma, tutto l'iter maledetto, dove ogni volta che hai un colloquio incroci le dita e poi ti dicono no, non ci interessa, oppure ci interessa ma devi cambiare tutto. Questo di cui parlavi è quello appunto sull'acqua, sui nuotatori, è un film per la televisione o... Sì, Canale 5, e poi avrà un'uscita sale ridotta, secondo me, quando le sale riapriranno. Sono contento, che comunque è stata un'esperienza, che è un documentario alla fine. Cioè, abbiamo girato per un anno e mezzo con degli innesti narrativi, quindi creati da noi, però io ho seguito la realtà di questi campioni olimpici ormai devastati, perché quando tu hai vinto le Olimpiadi e dopo non sai cosa fare della tua vita, riemergono tutti i fantasmi e i demoni. Anche io come Lorenzo ho fatto nuoto per anni, quindi ricordo l'angoscia della vasca, però anche la bellezza, insomma, di quella striscia blu sul fondo che si ripete eternamente per ore. Però a parte questo, insomma, già io sto guardando già il mio prossimo film, perché questo qui è mio, ma non è mio, non so come spiegare. Cioè, è del tutto tuo, diciamo. Cioè sì, che è partorito da me, che è la cosa alla quale teniamo di più tutti quanti, insomma. Quindi questo. Ok. Invece Maria e Denis, state lavorando ad altri progetti, dicevate qualcosa insieme, però forse ognuno ha il suo progetto in questo momento. Sì, io in questo momento sto lavorando con una casa di produzione in modo fisso e lavoro nella parte di come responsabile editoriale, quindi coordinamento degli autori e alcune fasi della produzione, cioè dalla pre fino alla post-produzione, come mio lavoro appunto fisso. Dove? In che città questo? Milano. E quindi sto seguendo sia dei format per la televisione e format web e
stiamo sviluppando poi tramite la casa di produzione delle nuove un paio di serie, una con Netflix e una con Sky, e che se andranno in onda una fine anno, inizio anno prossimo, e l'altra verrà girata da marzo. E poi parallelamente porto avanti, appunto, cerco di portare avanti quelli che spero appunto siano poi i miei progetti, quindi sto lavorando a un progetto di una serie e niente, altre cosine però che ancora sono in fase totalmente di sviluppo, ovviamente. Ok, invece Dennis? Ma io per ora ho accantonato le velleità più legate al cinema, stavo lavorando a alcune serie documentarie che sono andate in fase di congelamento a oltranza sostanzialmente. Era una serie che si chiamava Dream Age, su storie parallele di teenager, ragazze in giro per il mondo, che aveva iniziato la produzione a marzo con riprese in Russia, poi dopo con il lockdown praticamente fino a almeno penso al 2021, se no addirittura 2022 sarà tutto bloccato, anche altre serie. Adesso sono principalmente in fase di scrittura, principalmente per cercare di sviluppare una serie fiction. E il mese scorso, dal punto di vista invece delle cose più pratiche, ho aiutato il regista Giuseppe Carriere a realizzare una videoinstallazione che verrà presentata l'anno prossimo al Salone del Mobile. Dovrebbero esserci anche contenuti realizzati da Bozzetto, Rohrwacher, Corsicato, così. E se si farà l'evento, anche quello è, anche se è appunto un lavoro su commissione, con molte costrizioni, in questo momento io punto molto a sperimentare visivamente piuttosto che puntare al cinema fatto di storie, quindi vado abbastanza fiero anche di queste produzioni qui. Ok, vi ringrazio tantissimo per essere venuti a questo incontro e per aver realizzato i vostri film e partecipato a Visioni Italiane. Grazie, e poi niente, aspetto i vostri film per le prossime edizioni del festival. Grazie ancora e ciao a tutti. Ciao. Grazie, ragazzi. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Noemi? Ehi. No. Vi volevo ricordare, se ci siete ancora...